bellissima piazza, vogliamo salutarla con un grosso applauso. È stupendo, 50° rally, sei emozionatissimo. E allora? In bocca al lupo Ferilli, ti aspettiamo. Veramente una bella cornice di pubblico. Molto teso, Ferilli, lo vedo veramente molto molto concentrato. È molto teso, capisco benissimo, amici, che proprio non è per niente facile, guardate, non è proprio facile, bisogna avere anche una forma fisica perfetta, Sticchi Damiani. Certo, certo, bisogna avere non solo una forma fisica perfetta, ma c'è anche l'emozione che paga, che comunque stare a correre in una propria città, nel proprio paese, è molto più difficile. Ferilli è andato... È partito e adesso... Guarda, non ci possiamo lamentare, stiamo col 12° assoluti su 16 e abbiamo fatto dei bei tempi sulle prove, tranne un dritto sulla Martignano, però dai, con tutto lo sporco ci sta. Ok, okay. La scotta è qui da me, ok. Thank you.
vado via stasera. Non ho capito. Prego. Oh, Ferilli. È l'ultimo. È l'ultimo dei moicani. Ferilli. Ferilli. Chissà, sì. Undicesimi ma decimi. Quasi certamente. Undicesimi ma decimi. Daniele Ferilli con Javier Ciullo, Casarano, Casarano con famiglia, anche loro con famiglia. Ciao, come stai? Con questa gara benissimo. Con questa gara benissimo perché? Perché abbiamo vinto la classe, la bella volta. Il risultato è quello, quindi stiamo guardando quello che conviene girare la bambina, altrimenti le foto viene di. Ah, ma schietto! Altrimenti le foto viene di spalle. Ecco qui. Come si chiama questo futuro pilota? Francesco. Francesco. Vedo che sta toccando la macchina, c'è proprio un rapporto diretto con. Ha seguito per tutta la vita. Ti credo, quanti mesi? Deve fare 11 mesi. Complimenti, una foto di famiglia bellissima per Ferilli. Francesco Ferilli. Conciullo. No, lo le coppe. È incredibile il piccolo. Portiamo lo spumante. Signora, il bambino è proprio pronto, voleva bere nella coppa. È capace pure di fare questo. Allora andiamo con lo spumante se possibile. Bene, salutiamo allora questo equipaggio di Casarano. Bravissimi anche loro. Vi diamo appuntamento a domani alle 15.30 in piazza Mattini, passeranno le macchine storiche, quindi ci sarà il corteo, la sfilata, la passerella delle macchine storiche e poi alle 16.30 l'arrivo del campionato italiano. Non perdetevi la giornata di domani. Da Bruno Conte grazie, buona serata e buonanotte a tutti, ci vediamo domani.